Con questa lezione continuiamo ancora i nostri esercizi riguardanti la stechiometria e facciamo un altro esempio stechiometrico. Abbiamo la seguente equazione chimica che descrive la reazione che vedete. Il composto K2CR2O7, chiamato bicromato di potassio, quindi una molecola di bicromato di potassio reagisce con 6 molecole di ioduro di potassio e reagisce ancora con 7 molecole di acido solforico H2SO4, quindi questi tre sono i reagenti, per dare origine a che cosa? A dei sali, e questi sono il solfato di cromo, una molecola di solfato di cromo più 4 molecole di K2SO4 che sarebbe il solfato di potassio più 3 molecole di iodio I2 più 7 molecole di acqua H2O. Noi abbiamo questa seguente reazione che è bilanciata. Se voi comunque date sempre una controllata quando avete a che fare con questi esercizi, perché potrebbe anche non essere bilanciata. Nel nostro caso è bilanciata. Dobbiamo calcolare, in base a questa reazione, il numero di moli di K2CR2O7, che sarebbe il bicromato di potassio, che reagiscono con 2 moli di ioduro di potassio. E poi ancora una seconda parte del problema ci dice calcolare il numero di moli di iodio molecolare che si formano a partire da 2 moli di ioduro di potassio, quindi di reagente ioduro di potassio. Vediamo come risolvere questo esercizio stechiometrico. Allora, cosa ci chiede questo esercizio? La massa di acqua prodotta dalla completa combustione di 225 grammi di butano. Quindi anche qui dobbiamo calcolare il peso molecolare, inizialmente i pesi molecolari dati considerando però i coefficienti stechiometrici dell'equazione. Quindi prima partiamo dal caso generale, poi arriviamo al caso particolare che impone i nostri 225 grammi di butano a reagire. Quanto pesano 2 moli di butano? E facciamo sempre il nostro ragionamento. Una mole di butano pesa, quanto pesa? Facciamo la somma dei pesi atomici innanzitutto e abbiamo 4 atomi di carbonio. Ogni atomo di carbonio pesa 12 unità di massa atomica, quindi 12 per 4 fa 48 UMA. Poi abbiamo 10 atomi di idrogeno, ogni atomo di idrogeno pesa un'unità di massa atomica e abbiamo di conseguenza che 10 atomi di idrogeno pesano 10 UBA. Facciamo la somma e 48 UMA più 10 UMA fa 58 unità di massa atomica. Quindi, se una molecola di butano pesa 58 UMA, abbiamo che una mole di butano, C4H10, peserà 58 grammi. Ma siccome noi a reagire abbiamo minimo per far sì che avvenga questo processo di combustione, vediamo che ci vogliono 2 molecole, quindi riportato in moli 2 moli di butano, allora abbiamo che 2 moli di butano sono 58 grammi per 2, 116 grammi. E noi dobbiamo tenere conto che 2 moli di butano sono la bellezza di 116 grammi, pesano 116 grammi. Quindi
Noi abbiamo visto che dai coefficienti della nostra equazione reagiscono 2 moli di butano che sono pari a 116 grammi, quindi 116 grammi di butano per produrre che cosa? 10 moli di acqua. E quanto pesano 10 moli di acqua? Ora dobbiamo andare a vedere quanto pesano 10 moli di acqua. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per il butano. Vediamo innanzitutto il peso molecolare. L'acqua è formata da 2 idrogeni e 1 ossigeno, quindi 2 idrogeni pesano 2 unità di massa atomica e un atomo di ossigeno pesa 16 unità di massa atomica. Facciamo la somma, 16 UMA più 2 UMA fa 18 unità di massa atomica. Una molecola d'acqua pesa 18 UMA, di conseguenza una mole d'acqua peserà 18 grammi, ma siccome noi abbiamo nella reazione 10 moli d'acqua, allora faremo 18 per 10 che fa 180 grammi. 100, allora 10 moli di H2O pesano 180 grammi. Che cosa abbiamo trovato con questi due calcoli? Mi trovo come al solito la X che sarà pari a 180 grammi di acqua per, quindi andiamo a moltiplicare sempre i nostri valori medi nel mezzo della nostra proporzione per 225 grammi di butano C4H10 fratto l'estremo, ossia 116 grammi. 116 grammi di butano C4H10. Ora, C4H10 e C4H10 vanno via, grammi e grammi vanno via e dobbiamo fare 180 per 225 fratto 116 e facciamolo. 180 per 225 diviso fratto 116 diviso 116 mi viene fuori 349,13. Quindi la mia X trovata, la mia risposta, la metto qua sopra, X sarà uguale a 349,13 grammi di acqua H2O. Ecco, vedete che è un calcolo stoichiometrico massa-massa perché abbiamo solo a che fare con le masse in grammi e non con le moli. Quindi alla risposta, quale massa di acqua è prodotta dalla completa combustione di 225 grammi di butano? La risposta è che bruciando 225 grammi di questo idrocarburo chiamato butano si produrrà una massa di acqua pari a 349 grammi di H2, appunto 349 grammi di acqua.